Emozione ed orgoglio ieri sera in Piazza Salotto a Pescara per la parata che ha concluso la cerimonia per i 250 anni della Guardia di Finanza, che ha voluto vivere questo storico traguardo in mezzo ai cittadini nel cuore della città, dopo aver dedicato proprio ai pescaresi la giornata fino alle ore 21:30 con la Cittadella della Prevenzione, allestita in collaborazione con il personale sanitario della Sinergo SRL, coordinato dal dottor Stefano Guarraccini. La cerimonia, aperta dall'inno di Mameli, cantato dal tenore Piero Mazzocchetti, è stata presieduta dal colonnello Antonio Caputo e dal comandante Salvatore Vaporieri, alla presenza del prefetto di Pescara Flavio Ferdani, del sindaco Carlo Masci, del presidente del tribunale Angelo Mariano Bozza, del procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli, del procuratore aggiunto Annarita Mantini e con la partecipazione di altri rappresentanti della magistratura pescara, delle autorità civili militari locali e dei rappresentanti dell'associazione. Nel corso della cerimonia, inoltre, è stato fatto un bilancio dell'attività della Guardia di Finanza in provincia di Pescara nel 2023 e nei primi 5 mesi del 2024 con cifre importanti.